fritto o bollito sulla pizza o mantecato in un risotto o addirittura un gelato. Il baccalà protagonista sul lungomare Caracciolo di Napoli per la prima edizione di Baccalare, la kermesse enogastronomica organizzata dalla UBS, che fino a domenica vedrà il meglio della cucina made in Naples, interpretata dai migliori chef stellati e dai principali produttori di baccalà di Napoli e della sua provincia. Una grande festa è iniziata ieri sul lungomare con il taglio del nastro da parte del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Sì, una bella iniziativa che ovviamente abbiamo fortemente sostenuto qui sul lungomare Liberato, che ormai è un brand forte per questo tipo di iniziative, ed è bello mettere in evidenza la qualità, il gusto, la creatività dei nostri chef, sempre rigorosamente made in Naples o comunque made in Campania, perché ho visto che c'è anche qualcuno che viene dall'area metropolitana. Tanti gli eventi in programma, dalle tavole rotonde di carattere scientifico, passando per le giornate dedicate alle scuole e per finire ai concerti serali sulla rotonda Diaz. Soddisfatti per la risposta del pubblico, i due organizzatori, Enzo Varriale e Nicola Cavallo. Il brand Napoli grazie anche al baccalà, sì, è una cosa a cui io e il mio socio Nicola ci abbiamo creduto dal primo momento, abbiamo voluto fortemente questa manifestazione e portare al centro dell'attenzione partenopea Sua Maestà il baccalà, che è un prodotto di grande rilievo, una volta considerato povero, oggi molto chic, e lo presentiamo sotto forma innovativa, quindi trasformata da tanti chef napoletani di altissimo profilo. A Napoli ha una tradizione antica di baccalà, i quantitativi sono enormi. Però c'è stato anche un salto di generazione, una generazione non ha conosciuto il baccalà, era nostro intento, per la passione e la tradizione, farlo conoscere anche a questa generazione, riavvicinare una fetta di persone che si era completamente allontanata da questo prodotto.